Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, dalla mia faccia capirete quanta voglia ho di iniziare questo lavoro. Da 1 a 10, direi 0. Allora, adesso vi spiego. Luca è già di sotto. Io adesso cerco i guanti, i miei guanti da lavoro che sono spariti perché li appoggio sempre a qualche parte e me ne dimentico e poi lo raggiungo. Pratica, abbiamo deciso di spostare la legna dalla legnaia al garage. Questo perché in legnaia dobbiamo fare dei lavori per evitare nuove eventuali perdite e quindi li faremo un pochino più avanti. Per cui per salvaguardare questa legna la portiamo di sotto in garage, che è il luogo più sicuro, dove tra l'altro metteremo poi anche quella che abbiamo ordinato, che come vi ho detto arriva a metà ottobre. Diciamo, è tanta da spostare. Più che altro la parte un pochino più rognosetta sono le scale, perché comunque la dobbiamo portare giù di qua, poi ci sono le scale, questa è la parte un po' più noiosa. Adesso sgomberiamo il garage, sgomberiamo, spostiamo le cose in garage per trovare lo spazio per mettere questa legna. Luca appunto è già sotto a fare quello. Tra l'altro prima siamo anche andati in paese, per noi è tardo pomeriggio, circa le 4 e mezza, 5 forse, e prima siamo scesi in paese per completare i documenti, le cose per la stufa, ci manca solamente più una cosa, e anche la stufa tra questa settimana e la prossima dovremmo riuscire a far tutto, e non vedo l'ora, non vedo veramente l'ora, e quindi direi di smetterla di dilungarmi in chiacchiere e andare a lavorare. Prima cerco però sti guanti che fine hanno fatto, boh, non lo so. Fammi vedere dalla tua espressione, io l'ho già fatto vedere, quanta voglia hai oggi di fare questo lavoro. Beh, direi, aspetta che ti inquadro meglio, direi che siamo sullo stesso livello. Allora, io ho già spiegato che spostiamo la legna, vuoi dire come la sistemiamo qua? Faremo partire dal muro, poi la faremo arrivare più o meno lì, naturalmente qua a scalare. Piuttosto facciamo un po' più di file, vediamo adesso. Esatto, volevo dirvi, perché voi no, non lo sapete, da questa, sì, da, scusate la stanchezza, da questa finestra non entra acqua. No, senso. Ne abbiamo avuto la prova con questo nubifragio. Se non è Bravo! entrata acqua da questo nubifragio lì, non entrerà mai. Esatto, sì, noi abbiamo proprio controllato, perché avevamo il timore che entrasse da Sì. questa finestra l'acqua, invece neanche una goccia. Per cui la legna qua sotto è al sicuro. Ora da cosa iniziamo? Direi da togliere la roba Togliamo qua, la roba. esatto, Sì. e poi la parte che mi No, più di togliere insidiosa. questo, non è che c'è nel senso. Questo è da buttare. Sì, è tutto sbilenco Comunque, sì, questo. non so neanche io perché l'ho montato, mi mangio le mani. Allora devi dirlo che in questo caso avevo ragione io, Col amore. senno di poi. Non lo vuole ammettere, Poi. ragazzi, non lo vuole ammettere. Gli avevo detto non lo montare che è tutto rovinato. Vabbè, più che altro perché c'è stata questa cosa della pioggia. Se no, se rimaneva qua poi. Ah, però dico sarebbe stato comunque da cambiare questo. Sì, Ah, l'avrei cambiato comunque, sì. No, ok. perché è troppo brutto. Sì, ma anche poco stabile, Sì. No, oltre il fattore estetico, non è molto non è stabile. stabile per niente. Comunque direi che mi sto dilungando di nuovo, già prima con loro mi sono dilungata, È ora di perché lavorare! ha ragione Luca, vado subito ad aiutarlo. Allora, anche qua abbiamo messo due bancali e dobbiamo dire la verità, la legna in legnaia si è salvata molto perché c'erano i Sì, bancali sono sotto sicuro. e vi dobbiamo ringraziare per il consiglio che ci avete dato perché ha riparato veramente tantissimo Quello dall'acqua di la sicuro. legna, si è bagnata molto Sì, molto meno più che altro quella di attaccata al muro. quello. Eh sì, e tra l'altro una cosa che non vi ho detto, come sapete noi per il garage abbiamo in mente tutt'altri progetti, Sì, per sì, sì. Per quest'anno ci adattiamo così. forza. Chi è arrivata qua? Chi è arrivata che non l'ho Appena sentita? riusciamo a sistemare un pochino la legnaia. Sì, scusa, ma la gatta mi ha distratto. Appena riusciamo a sistemare un po' la legnaia che isoliamo le pareti, poi metteremo tutto di là. E qua?
continueremo con i progetti sì, che sì, abbiamo. Sì, ora per quest'anno, alla fine comunque, come dicevamo prima, noi siamo arrivati tra virgolette tardi in questa casa, no? Fine giugno, sì, tante sì, cose sì, da fare, da gestire, ci vorrà un po' di tempo perché tutto sia sì, a posto, giusto? Piano piano però. Allora ragazzi, per oggi basta perché sono già le 7 passate e abbiamo dato. Quanto ce ne mancherà, amore? Molto poco, diciamo, dai, forse un terzo. Sì, ma anche un po' meno. Anche no, un quarto. No, un terzo direi. Allora, ci siamo divisi in questo modo, ora vi spiego. Io caricavo la carriola in legnaia e la portavo fin dalle scale. Poi Luca prendeva la legna lì, la portava giù e la metteva a posto. Ho lasciato la videocamera a lui perché qua in garage c'è una buona luce, si vede il legnaia, purtroppo adesso sì, è fulminata quella lampadina. Devo dire, risultava più bello vederlo... Vieni davanti. Sì, è vero. Risultava più bello vederlo in legnaia. Sì, è vero. È vero, come mai? Forse perché era chiuso, non lo so. Sì, anche perché... Sì, forse per quello... Forse per questo. Sì, qua risulta, secondo me, forse un po' più... Sembra disordinata sì, rispetto a di là. Di là invece era bella... Forse perché c'erano le due mura, sì, qua c'è la fila che scende. Bravo, bravo, bravo. Allora, ragazzi, a parte la fatica fisica, che comunque non è stata poca, devo dire che all'inizio mi sono un pochino demoralizzata. No, non demoralizzata. Come posso dire? Ti buttata giù? No. Non mi viene l'aggettivo. Nel senso che era da fare, quindi mi sono messa a lavorare sodo. No, Lu? Sì, no. Però mi è preso un po' di sconforto. L'abbiamo pensato sì, insieme. Perché avevamo appena finito di mettere quella legna. Beh, ne abbiamo ancora da tagliare. Però sono stati giorni, e l'avete visto, di duro lavoro per sistemare la legnaia. Per accatastarla lì, eravamo così orgogliosi, no Lu? La guardavamo proprio con orgoglio quella pietra. Quindi iniziare a smantellare tutto mi ha un pochino sconfortata, devo dirvi la verità. Poi, piano piano, mi è passato, però le prime carriole, proprio, cioè proprio non è che... Insomma, l'ho preso un po' così, poi passa, per carità. Però, no Lu, a te non è un po' dispiaciuto? Sì, Luca mi ha subito, ha cercato subito di tirarmi sul morale, vero. La voglia, zero, poi... Ma non ti è dispiaciuto vedere tutto quel... tanto lavoro, poi vederlo, diciamo, così sprecato, tra virgolette, non è bello. Bene ragazzi, noi adesso ci siamo seduti un attimino, finalmente. Amore, com'è la schiena? Distrutta. Bella... Bella distrutta. Bella distrutta.
Allora, oggi mi è arrivato un pacchetto da parte di una di voi, Claudia, che ringrazio veramente con tutto il cuore. Ho deciso di non aprirlo subito all'inizio del video, ma di aprirlo in questo momento perché sapevo che il nostro pomeriggio sarebbe stato estremamente faticoso. Quindi ho detto teniamoci un momento di piacere per La poi, fine. sì, per la fine. E quindi direi di andare subito ad aprirlo. So già che è una cosa per me, amore mio, mi dispiace per te. Ma magari poi interessa anche Ti ha già te, Giulio. anticipato? Diciamo di, Torre. cioè, so di cosa si tratta, ma non nello specifico, ma poi vi spiego meglio, eh. Allora, Thor, vai giù, 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 giù. Subito appena sente il rumore di carta, giù, giù. Io sono molto curiosa, perché già vedo delle cose fantastiche. Che meraviglia! Già vedo delle cose Io fantastiche. non ho ancora Allora, capito. adesso capirai. Allora, Claudia, dovete sapere, ha un sito dove vende questi lavori e io sono contentissima che mi abbia contattato non solo per, come posso dire, per farmi un regalo, ma anche proprio per parlare della sua attività. Come vi ho detto già tante volte, io veramente, e Luca può confermarlo, anzi dopo magari ti lascio pure dire cosa ne pensi a riguardo, io veramente ammiro tantissimo chi insegue un sogno, chi vuole trasformare la propria passione in un lavoro e so quanto sia difficile. Quindi per me poter parlare di questo, dare visibilità a qualcuno è veramente un grandissimo piacere e penso che Luca possa Sì, confermare questo, penso perché io assolutamente. sprono tutti quanti in questo senso. Anche a me. Sì, tanto, tanto, a volte pure divento, è vero? Perché io ci tengo tantissimo, ma in generale proprio cerco di spronare tutte le persone che mi circondano ad essere soddisfatte e realizzate nella propria vita. E di questo più volte ve ne ho parlato. È difficile sentirsi liberi, è difficile provarci, cioè, è tutto molto difficile, però la vita è una sola e non dobbiamo sprecarla, dobbiamo veramente viverla al massimo. Era da un po' che non facevo questi discorsi qua sul canale. Luca, quando facevo questi discorsi, mi diceva: com'è che mi chiamavi Life Lula? coach. Ah, life coach, la motivatrice. Devo dire che nella vita non mi sarebbe dispiaciuto fare anche questo, ma chi lo sa, magari un domani. Ho visto che ci sono dei corsi molto interessanti. Proprio, scusate. Ce l'ho qua vicino, sono riuscita a chiudere subito. Mi chiamano sempre quando faccio i video. Comunque, dicevo, è un percorso che non mi dispiacerebbe fare perché credo che al giorno d'oggi veramente ci sia tanta carenza di motivazione e di amore. Amore per noi stessi, amore verso gli altri. E che invece purtroppo abbondino molto i giudizi, i pregiudizi, le limitazioni che ci imponiamo noi, che ci impongono gli altri. È molto difficile. Lo posso dire veramente con certezza perché ci sono passata e Luca lo può confermare. Per me non è stato facile capire, no, dentro di me sapevo cosa volevo fare, ma ammetterlo, dirlo ad alta voce, provarci davvero, superare tanti, quindi è molto difficile. Per cui torniamo a Claudia. Io la ringrazio tantissimo per questa opportunità perché per me è veramente speciale poter conoscere un sito nuovo che non conosco, tra l'altro vi lascio il link in descrizione e quindi me ne parlo veramente con grande piacere. Si tratta di accessori per capelli, Luca avrà capito, ma io non pensavo, no, appunto, dico, magari sei interessato anche tu, Va eh? bene, No, magari sei interessato, amore, ma io non pensavo mi inviasse così tante cose, ha esagerato. Quante cose, c'è anche una lettera, adesso poi l'apriamo, ma prima sono troppo, no, vabbè, ma esagerato. Tra l'altro poi, oltre al fatto che per me è un piacere farvi conoscere piccoli artigiani italiani, e magari apri, Luca, vuole uscire, sentite il ragazzaccio piangere perché lui ci dice quando vuole uscire, si fa capire molto bene. Dicevo, oltre al piacere di farvi conoscere artigiani italiani, è anche un piacere perché io prima di, diciamo, quando ho sentito Claudia, scusate, sono un po' stanca e mi perdo nelle parole, ho visto subito il suo sito e sono rimasta incantata dalle cose che crea. Vuoi Già questo, fare? sì, già questo è brava, vero? La reazione di Luca dice tutto, la reazione di Luca dice tutto. Guardate questi cerchietti, che belli! No,
Belli. Ma guarda che belli, Lu. Questo azzurro per te, questo rosa per me. Vuoi No. provare? Ma guardate la meraviglia, sono bellissimi. Adesso ho la coda, vediamo un po'. L'ho messo così a caso, com'è? Bello. Molto bello. Che meraviglia. Ora vabbè, ho dei capelli che fanno paura con tutto il lavoro. Bellissimi. Poi questi due colori li trovo stupendi. E come materiale, mi ricorda molto il velluto. Sì. Spero di non sbagliare. Claudia, correggimi se dico qualche cavolata. È molto, è un tessuto molto caldo, adattissimo per l'autunno, per l'inverno. E i colori sono pazzeschi. Che belli questi! Questi sono degli elastici per capelli, scusate, con i fiocchi, ma quanto sono belli! E quanto sono fatti bene! Guarda che roba! Belli, sì. Bellissimi! No, vabbè, sono bellissimi! Guardate che meraviglia! Questo, ragazzi, questa fantasia mi fa impazzire! Anche questo bianco è bellissimo perché poi non è un bianco semplice, ma un bianco con all'interno un filo d'oro, che quindi vedete quanti riflessi dà? Stupendo! Ma questa fantasia mi fa impazzire, è bellissima, è stupenda, veramente. Anche questi che... No, ma Claudia, no, ma veramente io non pensavo di ricevere così tante cose e sono senza parole. Guarda che Belli. meraviglia! Bellissimi, questi sono di nuovo elastici con fiocchi. Qua mi posso sbizzarrire. No, vabbè, mi hai reso super felice. E No, ma guarda quanto poi sono a te belli. piacciono. Sì, lui lo sa che... Guardate che meraviglia. Stupendi. Ma sono stupendi. Puoi pensare che sono stati fatti da una di voi con amore, con passione, li rende per me ancora più belli di quello che comunque sono. Già di sicuro, mamma mia. Vedo una cosa che mi piace tantissimo. Guardate che belli. Bellissimo questo cerchietto. Guardate che bello. Stupendo. Flora che abbaia alla Sì, legnaia. al nulla, vai al E nulla. questo è stupendo. Questo elastico è stupendo. Dovete sapere che, vabbè, io ho i capelli scuri, quindi ci siamo, e amo il rosso sui capelli scuri, lo trovo bellissimo, stupendo. Sì. Questo poi per il periodo natalizio. Che meraviglia! Poi ci sono due lettere, abbiamo da lettere. È personale. Questo è per... Ah, allora Giusto? poi apro, sì. Perché ci tengo ad aprire subito tutto con voi per farvi vedere le nostre reazioni proprio sul momento. Che bella questa! Queste sono le fasce, quelle Ah, che quelle dentro rigide. hanno, sì, Rigide, sì. rigide, ma che si possono modellare, quindi poi si può fare il fiocchetto. Guardate che meraviglia! Bellissima! Flora non si dà pace, non so se la sentite. Quindi ci vado a vedere o No, lasciamo tanto, la bagliare. tanto tutte le... Oh, che bello questo! Questi li adoro! Infatti uso sempre pinze così, sai quelle per fermare. Guardate, ha la pinza in questo modo e guardate che bello il fiocco. Allora, dovete sapere che Claudia mi ha detto quale colore preferisci. Ma mi ha chiesto prima di inviarmi tutto. Io ho detto mi fido di te e ho fatto bene. Bello. Perché ha scelto tutte cose che mi piacciono. Domani indosserò di sicuro qualcosa. Ora devo pettinare i capelli, ce l'ho tutti scompigliati. Ma sono bellissimi e io non so veramente come ringraziarti, Flavia, veramente. Allora, direi di aprire questa e l'altra la apriamo dopo. Allora, abbiamo dato una rapida lettura in modo da accertarci che non ci fosse nulla di troppo privato e personale, siccome è una lettera davvero molto molto bella e ci tengo a condividerla con voi. Ciao Lucrezia, prima di tutto grazie. Poi mi sembrava giusto presentarmi un po'. Mi chiamo Claudia, ho 38 anni e sono della Toscana, abito in un paese della provincia di Lucca. Qua apro e chiudo una piccolissima parentesi, apprezzo davvero moltissimo quando vi presentate, mi raccontate delle vostre cose, veramente mi piace tantissimo. Sono mamma di una bambina che ha 8 anni e si chiama Francesca. Ha i capelli molto lunghi, ma da quando ti ha visto ha detto che vuole superare i tuoi. Benissimo, mi fa molto piacere E ce ne motivarti. vuole.
Ah, ma guarda che ai bambini i capelli crescono in fretta e soprattutto danno molta soddisfazione perché i bambini sono più bassi di noi. Quindi una lunghezza subito spicca tantissimo. Io da bambina li volevo sempre più lunghi, ma alla fine me li tagliavano sempre. Vabbè. Amo gli animali. Ah, tra l'altro, poi, se avrai piacere, sarei curiosa di vedere i capelli di Francesca, magari in privato tramite mail. Amo gli animali incondizionatamente, infatti un cagnolino che soffre di ansia da separazione, quindi se in un posto lui non può venire o non lo fanno entrare, io non esito nemmeno un secondo a non andare. Per questo ho rinunciato a un sacco di cose, ma non mi pesa affatto, anzi, qua ti capiamo molto bene, anche noi facciamo le scelte in base ai nostri animali. E devo dire che Thor soffre abbastanza di ansia da separazione. Sì. Flora è già molto di più un cane che si adatta, però patisce anche lei, non sto dicendo però già con altre persone magari è più socievole. Molto. Thor invece no. Thor è molto, quindi ti capisco benissimo. E poi sono quelle rinunce che non pesano, perché quando le si fa con amore ci si organizza, si trova... Ecco, parla del diavolo. Vai giù, fammi leggere. Thor! Vai giù, porca miseria, è peso. Lavoro per un'azienda che produce cappelli, ma la mia passione per il cucito è nata insieme a me e difatti si vede perché sono cuciti in modo eccellente questi oggetti, veramente eccellente. Visto le opportunità che internet offre, ho voluto provare ad aprirmi questo negozietto online. Hai fatto benissimo, veramente bene, con creazioni fatte tutte a mano da me. Bravissima. L'ho aperto da poco, saranno un paio di mesi. Sappiamo bene che però per vendere qualcosa la cosa principale è farsi conoscere, assolutamente sì. E non è facile. Purtroppo non è facile. Non è facile, soprattutto oltre al farsi conoscere, ottenere la fiducia. Molto spesso, e questa secondo me è la parte più difficile. Non è proprio, è molto difficile. Molto difficile, ma non bisogna mollare mai, no. Non bisogna mollare mai. Allora ho pensato a te, quale migliore occasione ho se non quella, scusate, a leggere, è scritto bene ma sono io che coreografio, ho sempre un po' di difficoltà, ho se non quella di contattare qualche ragazza che mi può aiutare su YouTube in cambio di qualche mia creazione. Così ho provato, ho contattato una ragazza che seguo e anche lei è stata molto gentile e in uno dei suoi video ha fatto vedere i miei accessori, anche se non è andata troppo bene. Io non mi sono arresa, infatti quando ho visto un tuo video, era quello del trasloco dove avevate fatto sgomberare la strada perché doveva arrivare il mezzo per tirare giù i mobili del terrazzo. Scusate, ho letto con l'intonazione sbagliata. Ma la cosa che mi ha colpito di più sono stati i tuoi meravigliosi capelli, grazie. Allora ho iniziato a pensare, perché non contattarla? Ma mi tornava un po' male, fino a pochi giorni fa, quando finalmente mi sono decisa. Spero che in questa avventura tu mi porti fortuna, ma sono sicura di sì, perché con la tua positività, più la mia, faremo centro. Io me lo auguro con tutto il cuore, veramente. A parte che io indosserò molto molto volentieri tutti quanti i tuoi accessori, ma soprattutto spero di riuscire nel mio piccolo a farti conoscere da quante più persone possibile. E vi ricordo che lascio il link in descrizione, andate a dare un'occhiata, mi raccomando. E qua adesso, un attimo tornando seri, la collaborazione, l'aiuto tra di noi è fondamentale. E questo non ce lo dobbiamo dimenticare mai. Ve ne parlavo giusto ieri quando sono scesa in paese, com'è diversa la vita del paese, come ci si aiuta di più, come, e dovremmo secondo me fare questo anche in questi campi, non solo poi a livello di vicinato, sì, eccetera eccetera. Ti terrò aggiornata se vuoi, certo, di quello che succede. Non so davvero come ringraziarti, non è facile incontrare persone di cuore sincere. Io sono come te, Flora la videocamera. Perché vi ho visti per terra, ragazzi. Mi fido delle persone, ci metto sincerità, ma poi spesso rimango delusa, come è capitato a te di recente. Purtroppo sì. Purtroppo. Qua sento uno sgranocchiamento. Thor che ha rubato qualcosa. Ti ringrazio ancora, non una volta ma mille.
Ma io non so come ringraziare te, veramente, perché mi hai fatto un pensiero. Come Luca ha detto, io vado pazza per gli accessori per i capelli, lui lo sa, e quindi mi hai fatto un regalo bellissimo, oltre al fatto di aver potuto conoscere la tua storia, la tua passione. Per me questa è veramente una ricchezza. Allora, ti mando questi accessori con la speranza di aver indovinato almeno un po' i tuoi costi. Hai fatto centro, non vedo l'ora di vederli indossati, quindi guarda il video di domani sui tuoi meravigliosi capelli. Sono dopo convinto. Domani. No. No, questo esce domani, quello domani, perché me li devo pettinare e sistemare un po'. Sono convinta che sui tuoi chignon prenderanno vita. Sul sito ci sono le foto di come indossarli al meglio, benissimo. Per qualsiasi domanda o richiesta io sono a disposizione, ancora grazie. Il fiocco blu l'ha scelto Francesca perché ha detto che al nome Lucrezia sta bene il blu. Mamma mia, grazie Francesca, grazie veramente. E devo dire che ha fatto centro anche lei, bellissimo, veramente bellissimo. Magari domani parto proprio da questo. Bene Claudia, veramente io non so come ringraziarti. So che magari sono ripetitiva e spero veramente di portarti fortuna, perché te la meriti, e te la meriti veramente. Ah, qui c'è anche, vedi, le mani d'oro, il sito. Comunque io ve lo lascio in descrizione, mi raccomando, andate a dare un'occhiata perché merita veramente. Tutte quante le sue creazioni sono veramente di ottima qualità e merita veramente. E spero proprio di aver dato un po' di visibilità a una persona che se lo merita, perché queste piccole attività sono tra le mie preferite e poi lo vedete, comunque anche noi. Anche io con la pittura. Esatto, e so la difficoltà, quindi spero veramente di averti aiutato. Detto questo, ragazzi, ora io sistemo tutte queste meraviglie e noi ci concediamo la seconda gioia, sì, la pizza, perché siamo troppo stanchi, ragazzi, cioè, è stata una faticaccia a trasportare tutta questa legna. Finiremo domani. Sì, non però domani secondo me ci resta soft, speriamo. Sì, secondo me sì. Oggi è stata la batosta iniziale. Che dici, ordine? Ordino. Bene. Ragazzi, che tristezza. La pizzeria del nostro paese ci ha deluso profondamente, perché stasera, che doveva essere aperta, in realtà è chiusa e noi non lo sapevamo. Vabbè. Quindi ho fatto molto bene a tenermi il regalo di Claudia per questa sera, e che mi ha trasmesso veramente tanta positività e motivazione. Io spero a mia volta di essere riuscita a fare lo stesso con voi. Siccome sono piuttosto stanca, concludiamo qua oggi questo video. Spero, come sempre, che vi sia piaciuto. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani con un nuovo video.